Commissione Ecomafia, inquinamento, centri idrici insufficienti e depurature deficitarie. La Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati ha concluso il suo ciclo di audizioni presso la Prefettura di Catania. Nella giornata di ieri la Commissione ha audito i rappresentanti di ARPA Sicilia, il direttore generale Francesco Vazzana, il direttore tecnico Vincenzo Infantino e il dirigente della struttura controlli Salvatore Caldara, accompagnato da tecnici della struttura territoriale di Catania, Messina e Siracusa. Questa mattina invece sono stati sentiti il viceprefetto vicario facente funzione di Siracusa Filippo Romano, il vice sindaco di Siracusa Pietro Coppa, i sindaci di Messina Catena De Luca, di Augusta Maria Concetta Di Pietro e di Milazzo Giovanni Formiga, il presidente di Sicindustria Messina Ivo Blandina. Dall'audizione dei rappresentanti di ARPA è emerso che a livello regionale, per quanto riguarda i controlli degli impianti di depurazione, l'agenzia non riesce a soddisfare le frequenze previste dal testo unico ambientale a causa della carenza di personale. Secondo quanto dichiarato, circa il 75% dei depuratori viene controllato almeno una volta all'anno, dando precedenza agli impianti con capacità di almeno 50.000 abitanti equivalenti. Sempre secondo quanto riferito, circa il 50% dei controlli ha dato origine a proposte di sanzioni amministrative. Durante l'audizione dei rappresentanti di ARPA è stata inoltre fatta una panoramica degli impianti di depurazione della Sicilia orientale. Il vice prefetto vicario facente funzione di Siracusa Filippo Romano ha dichiarato che a oggi manca sul territorio una copertura capillare delle centraline per la qualità dell'aria. L'audito ha dichiarato che sul territorio di sua competenza il principale problema di ordine pubblico e la percezione dell'inquinamento da parte della popolazione. Gli amministratori locali hanno riferito in merito alla depurazione delle acque reflue sul loro territorio, in particolare il sindaco di Messina, Cateno De Luca, accompagnato dall'assessore all'ambiente Daphne Musolino e dal presidente di AMAM Salvo Puccio, ha parlato delle ordinanze emesse dal comune riguardanti sia gli scarichi abusivi nel lago di Ganzirri sia quelli nei torrenti. Nello specifico, secondo quanto riferito, il Comune di Messina non ha al momento un'anagrafe di tutti gli scarichi autorizzati presenti, c'è banca dati che si sta cercando di ricostruire chiedendo la documentazione relativa a ogni immobile. Il sindaco di Augusta Maria Concetta Di Pietro ha spiegato che nella città la rete idrica versa in cattive condizioni senza interventi di manutenzione da anni. Ad Augusta non c'è un depuratore delle acque reflue urbane e secondo quanto riferito dal sindaco anche l'ospedale Muscatello scarica i propri reflui nella rada. L'audita ha inoltre evidenziato come, nonostante le ordinanze di divieto, si continua a pescare nella rada pesce con elevati livelli di mercurio e per questo è inadatto all'alimentazione umana. La commissione tornerà in Sicilia per audizione e sopralluogo nella parte occidentale della regione. In Sicilia orientale abbiamo trovato una situazione molto grave in cui si fa ben poco per tutelare il mare, una risorsa fondamentale. Un esempio su tutti è Augusta, dove scarica a mare anche l'ospedale. Vorrei anche evidenziare la questione delle autorizzazioni. L'83% dei depuratori di reflui urbani opera senza autorizzazione in corso di validità. I tempi per il rilascio da parte della regione sono lunghi e capita anche che chi chiede l'autorizzazione lo faccia senza prima preoccupazione di mettere tutto in regola e avere tutti i requisiti, ha dichiarato il presidente della commissione Stefano Vignaroli.